Kate, la duchessa di Cambridge soffriva di una condizione debilitante durante la gravidanza, ha affermato una volta un esperto reale in un documentario di Ritorno al passato. Kate, 40 anni, e il principe William, 39 anni, hanno portato i loro due figli maggiori al memoriale del principe Filippo questa settimana. Il principe Giorgio, 8 anni, e la principessa Carlotta, 6, si sono uniti ai loro genitori e agli altri reali per il servizio in memoria del duca di Edimburgo, morto l'anno scorso all'età di 99 anni. La presenza del duca e della duchessa di Cambridge all'evento per il marito della regina era già stata confermato. Tuttavia, non si sapeva in anticipo che avrebbero portato con sé anche i loro figli per l'oscura occasione. Il fratello minore dei bambini, il principe Louis, 3 anni, non ha partecipato al servizio all'abbazia di Westminster. Kate è stata aperta in passato sulla vita con la sua giovane famiglia e su com'è crescere i figli. A febbraio, la duchessa ha scherzato dicendo che era covidente quando ha incontrato i bambini a Copenaghen durante una visita di 2 giorni per saperne di più sullo sviluppo dei bambini nei primi anni dell'anno. Punto. Kate ha anche parlato di soffrire di iperemesi gravidica, che può causare vomito, durante le sue gravidanze. La biografa reale Penny Junior ha descritto la condizione come debilitante mentre discuteva delle gravidanze di Kate durante il documentario Netflix del 2018 The Royal Wife of Windsor. Ha detto, Kate ha sofferto molto gravemente di nausea mattutina che è totalmente debilitante. Punto punto. Per la maggior parte delle donne, la malattia durante la gravidanza si interrompe o migliora intorno alla settimana 16-20, ma per alcune può continuare più a lungo. Alcune donne in gravidanza possono provare nausea e vomito intensi, che possono verificarsi più volte al giorno. La grave nausea mattutina è nota come iperemesi gravidica e può richiedere un trattamento ospedaliero.